Adesso andremo a analizzare le orecchie della nostra Peppa Pig. Allora, parto dall'anello magico, attorciglio due volte il filo intorno al dito, inserisco l'uncinetto nel filo attorcigliato intorno al dito, aggancio il filo e chiudo con un punto catenella. Sgancio il filo dal dito e inizio a lavorare nel nostro anello 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso dovremo chiudere il nostro anello magico. Per chiudere il nostro anello magico basta tirare uno dei due fili. Mentre tiro l'uno si accorcia l'altro. Adesso è rimasto il nostro cappietto. Per togliere questo cappietto basta solo tirare la codina. Ecco fatto, il nostro anello magico è chiuso. Adesso procederemo nel realizzare il secondo giro. Allora, inserisco l'uncinetto nel lavoro, faccio una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella e vado a lavorare 6 aumenti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aumenti. In tutto sono 12 maglie basse. Chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella. Nel terzo giro vado a lavorare 12 maglie basse. Dal terzo giro all'ottavo giro noi lavoreremo sempre 12 maglie basse. Ho appena finito di lavorare l'ottavo giro, faccio una maglia bassissima, tiro il filo, lo taglio ed ecco fatto uno delle due orecchie di Peppa Pig. Io in precedenza ne avevo già preparato uno. Proseguiamo con gli altri pezzi. Come potete vedere, ho preso la lana un po' più scura, un rosa un po' più scuro. Con questo colore noi faremo le guance. Procediamo. Creo il mio anello magico. Lo blocco con un punto catenella, lo sgancio dal dito e ci lavoro 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo il nostro anello magico. Tiro la codina ed ecco fatto, il nostro anello magico si è chiuso. Faccio una maglia bassissima, vado a fare una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Nel secondo giro andrò a lavorare 6 aumenti, quindi un aumento,
aumenti, tre aumenti, quattro aumenti, quinto aumento, quinto aumento, sesto aumento. Alla fine del secondo giro noi ci ritroveremo con 12 maglie basse. Andiamo a lavorare il terzo giro. Nel terzo giro inizieremo con una maglia bassa e un aumento. Proseguiamo così per tutto il giro fino ad ottenere 18 maglie basse. Abbiamo finito di realizzare la nostra guancia. Faccio una maglia bassissima, tiro il filo e lo vado a tagliare. Blocco il punto, mi taglio la coda che è avanzata chiudendo l'anello magico e lo giro. Anche qui in precedenza avevo già preparato un'altra guancia. Adesso abbiamo un paio di orecchie e un paio di guance. Proseguiamo nel realizzare gli occhi. Prendo un po' di lana bianca e vado a realizzare un anello magico. 1 e 2. Chiudo con un punto catenella. Ok. E vado a lavorare 6 maglie basse. 1, 2, 4. 5 e 6. Vado a chiudere l'anello magico. Fatto. Tiro la coda e il nostro anello magico è bello che chiuso. Faccio una maglia bassissima. Adesso vado a lavorare 6 aumenti. Il primo aumento, il secondo aumento, il terzo aumento, il quarto aumento, il quinto. Il sesto. Nel secondo giro, facendo 6 aumenti, noi ci ritroveremo con 12 maglie basse. Allora, voi potete decidere di realizzare la parte bianca dell'occhio all'uncinetto oppure farlo con un panno Lenci. Io purtroppo non ne avevo in casa e ho deciso di realizzarlo con la lana. Proseguo per il terzo giro. Nel terzo giro non ci sarà nessuna variante, quindi lavorerò 12 maglie basse. Chiudere con una maglia bassissima, tiro il filo e lo taglio. È chiuso bene ed ecco qui, questa è la parte bianca dell'occhio di Peppa Pig. Andiamo a realizzare la pupilla. Prendiamo un po' di filo nero, rifacciamo il nostro anello magico. Quanti anelli magici che stiamo facendo stasera. Facciamo
faremo un anello magico di 5 maglie basse, 2, 3, 4 e 5. Tiro il filo, ecco fatto, chiuso. Ed ecco fatta la nostra pupilla. Vado a fare una maglia bassissima, tiro il filo e lo taglio. Ed ecco qua l'occhio della nostra Peppa Pig. Procediamo col creare le braccia. Lascio un po' di filo lungo, formo un cappietto, inserisco l'uncinetto e lavoro 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La vado a chiudere in cerchio cercando di non attorcigliarmi le catenelle, la chiudo con un punto bassissimo. Ok, mi alzo con un punto catenella e nelle catenelle sottostanti vado a lavorare 8 maglie basse, quindi una, due, 4 5 6 7, eccola qui, 8. Si è inceppato. 8. Chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Giro il lavoro dal dritto, tiro in fuori il filo, se no impiccia nel lavoro. Ecco. Adesso questo è il primo giro. Dal primo giro al quattordicesimo giro noi lavoreremo sempre 8 maglie basse. Sono arrivata alla fine del quattordicesimo giro, chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella. Adesso nel quindicesimo giro andrò a fare una maglia bassa e un aumento. Farò questo per tutto il giro fino ad ottenere 12 maglie basse. Sono arrivata alla fine del quindicesimo giro, faccio una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella. Nel sedicesimo giro non c'è nessuna variante, quindi lavorerò 12 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 10, 11 e 12. Chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. A questo punto
Io consiglio di iniziare a imbottire perché poi nei prossimi giri noi formeremo le dita. Prendo la mia spilla da balia, blocco il punto affinché non scappi mentre cerco di imbottire. E inizio a imbottire piano piano. Aiutatevi con le dita, con una penna, una matita, inserire l'imbottitura nella, perché come potete vedere è abbastanza stretta. Ho finito di imbottire il mio braccio, adesso sgancio la spilla da balia, adesso andremo a formare una delle due dita del braccino. Allora, ho usato il punto catenella e inizio a lavorare facendo attenzione a non agganciarsi nell'imbottitura. Allora, un punto, due punti, tre, questa è la terza maglia bassa, giro come potete vedere, sto dividendo il lavoro a metà, giro la maglia, il mio lavoro e mi conto tre maglie basse, 1, 2 e 3 e nella terza vado a lavorare, guardate, vado a lavorare la mia maglia bassa, quindi sono 1, 2, 3 e abbiamo così formato il primo giro che darà vita al dito. In tutto sono 6 maglie, quindi proseguiamo col secondo giro, saranno 1, 2, 3, giro il lavoro, preso male il filo, e 6, chiudo sempre con una maglia bassissima e mi alzo sempre con un punto catenella. Il filato fa un po' i capricci. Ok, adesso abbiamo fatto due giri, il primo, secondo, adesso dovremmo lavorare altri due giri, quindi in tutto saranno quattro giri sempre di 6 maglie basse. Ho appena finito il mio quarto giro, chiudo con una maglia bassissima e tiro il filo. Vado a tagliare la coda. Adesso a questo punto non ci resta niente altro che iniziare a imbottire il dito. Ho imbottito il dito, adesso procedo col chiuderlo. Prendo l'ago per la lana, lo infilo. E procedo col chiudere il lavoro, quindi prendo mezza maglietta anteriore, faccio scivolarci il filo, faccio scivolare il filo, ecco qua, così, e
tiro. Vedete, il lavoro si è chiuso. Adesso rinfilo l'ago nel lavoro, lo faccio uscire dal braccio, tiro un po', lo reinserisco di nuovo, lo rifaccio uscire, riaggancio questo filo rimanente e me lo trasporto all'interno, così. È un po' difficile con l'imbottitura. Ecco fatto. E il primo dito, sistemo un pochettino, è fatto. Procediamo col secondo dito. Mi taglio filo in eccedenza. Controllo che non sia rimasto fuori. Che non esca, ok. Procediamo col fare il secondo. Procediamo col fare il secondo dito. Allora, mi aggancio nella prima maglia vuota, cioè qui. Qui è piena, qui è vuota. Aggancio il filo. Faccio un punto catenella, inizio sempre nella stessa maglia, vedete, ho fatto il punto catenella, sempre nella stessa maglia, lavoro stando attenti a non agganciarsi nell'imbottitura, lavoro la prima maglia bassa, proseguo la seconda maglia bassa. È un po' brutto lavorare in tondo così. La terza maglia bassa. La quarta maglia. Quinta. E sesta. Ecco fatto. Giro di nuovo il lavoro. Cercando di non impigliarsi nella codina, anzi, se riuscite a tenerla in dentro nel lavoro, se no facciamo così. Questo filo qui, così non mi dà fastidio nella lavorazione. Allora, qui abbiamo la nostra sesta maglia, giriamo il lavoro, faccio un punto bassissimo qui nel punto catenella che c'era qui nell'inizio del lavoro, maglia bassissima, ecco qua, mi alzo con un punto catenella. E proseguo col secondo giro. Anche qui faremo 4 giri di 6 maglie basse. Ho appena finito il quarto giro, procedo con fare la maglia bassissima, mi tiro il filo, lo taglio, assicuro che non si dispi lavoro e procedo con imbottirlo. Adesso procedo con la chiusura, passo il filo nella mezza maglia anteriore, lo faccio scorrere e lo chiudo. Ok. Voglio un po' di imbottitura in eccedenza. Adesso inserisco l'ago nel lavoro, tiro, lo rifaccio uscire dall'altra parte di nuovo, così, ritiro. Ok, come potete vedere, tra le due
Lavorazioni, è rimasto un buchino. Allora io faccio uscire, rinfilo l'ago nella punta del dito e cerco di farlo uscire qui. Così. Ok. Adesso cerco di chiudere il lavoro. Prendo mezzo punto di qua, un punto di qua, tiro bene, riprendo un punto di qua, uno di qua, ecco qua. Ripasso in questo punto qui. Tiro bene così il lavoro si chiude. Come potete vedere, il buchino che c'era prima adesso non c'è più. Procedo con il bloccare il filo. Ho appena finito il braccio, adesso procediamo col fare il pollice. Iniziamo col fare il nostro anello magico. Chiudo con un punto catenella e ci lavoro 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Procedo col chiudere il nostro anello magico. Ok, il nostro anello magico è chiuso. Adesso andremo a lavorare il nostro secondo giro. Procediamo con il nostro secondo giro lavorando 6 maglie basse. Quindi una, due, tre, 4, 5 e 6. Chiudo con una maglia bassissima e mi alzo. Mi alzo con un punto catenella. Dal terzo giro sia il terzo giro che il quarto giro lavoreremo ancora 6 maglie basse. Ho appena finito il mio quarto giro, chiudo con una maglia bassissima, prendendo bene il filo, lo tiro e taglio. Adesso procedo con l'imbottirlo. Adesso procediamo con attaccarlo al resto del braccio. Posiziono il dito sul braccino, a questa altezza qua più o meno. Non so se si vede, inizio a cucirlo. Come potete vedere, lo sto cucendo
intorno. Cercando di tenere l'imbottitura all'interno. Scappato il filo dalla crona. Vado a fissare nelle lavorazioni, ma cercando di non far pasticci, che lo passo più volte nelle lavorazioni. Ok, mi assicuro che non si disfi. Il nostro bacino con le tre dita è pronto.